Spiegato al salumiere sotto casa il mio progetto di etichetta indipendente e le battaglie che facciamo per tenere il prezzo basso, ma il problema è più complesso. Ma il problema è più complesso. Se un Dio lassù nei cieli fosse solo un angioletto che fa spasso, ci fosse, vedesse, parlasse, potrebbe raccontare con parole più appropriate e convincenti, descrivere una ad una le decine di correnti contrastanti che su neuroni un po' inquietanti conducono milioni di impulsini cerebrali nello stomaco. Idiosincrasia con mio fegato che manda sensazioni negative proprio al centro del mio colon, che prende gli impulsini di cui sopra e li rimanda indietro al volo. Back to my brain, quello che io sono non è mai abbastanza simile a quello che vorrei e a quello che vorresti tu da me, che non lo sai quanto si assomigliano i sogni tuoi con miei. Non lo sai, non lo sai. Vivere nei margini dell'era della confusione, rompere semiotiche, gabbie di identificazione. No, non mi insegnare niente, lo so. 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 Per essere più chiari, certamente è meglio che sta storia parta dritta dritta dall'inizio. Se un tizio malauguratamente gli dovesse capitare invece di farsi schiacciare da pendolino in corsa, che farò? Paranna colpa al macchinista di fare il musicista. Se il malcapitato fosse tanto sfortunato ad essere in compluri pregiudicato comunista, qualcuno può indicarmi con magazza e sta campasto un musicista? Lo so, io sono fortunato, ma non mi scordo mai delle cambiali che ho pagato, e da allora mai più niente è ritornato. Come prima di un raccolto c'è il lavoro manuale, l'antefatto è condizionato di un'idea che prenda bene sul terreno del reale. Back to my brain, quello che io faccio non è mai abbastanza simile a quello che farei e a quello che faresti tu, che però non lo sai davvero, perché tu ti diverti ed io lavoro. Battaglie vanno fatte per